Buonasera e bentornati alle regole dello star bene, il programma che ci porta in viaggio nel nostro benessere. Questa sera affronteremo una tematica un po', se vogliamo, particolare, nel senso che noi sappiamo tutti come una parte fondamentale del nostro benessere, della nostra tranquillità, sia fisica che anche psicologica, sia legata proprio al come noi stiamo con i nostri affetti e soprattutto come viviamo il rapporto di coppia con la persona con cui noi o conviviamo o abbiamo una relazione. Infatti il benessere della coppia è fondamentale non solamente per un'intesa amorosa, sessuale, quello che volete, ma proprio anche per la nostra fisicità, per la nostra salute. Lo sappiamo tutti, quando noi stiamo bene in casa con le persone che ci sono vicine, beh, tutto è un pochino più semplice. Una tematica che, se vogliamo, si è resa ancora più urgente e importante, evidente in periodo di pandemia come questo, in cui la coppia sia stabile, ma anche la coppia magari di persone che vivono in due città diverse o ancora in due regioni diverse, si trova ad affrontare delle problematiche nuove, particolari, che la mettono un po' anche alla prova. Ma vivere insieme vuol dire anche alimentarsi insieme e quindi sappiamo quanto sia difficile a volte seguire una dieta quando magari il nostro partner o non ha il problema che abbiamo noi di stare in linea, oppure fa di tutto anche per ostacolarci, perché succede anche questo. E ancora, quanto è importante allenarsi insieme? Ci sono tante persone, sarà capitato anche a voi, no, di dirlo, di sentirlo, che dicono: ma sì, guarda, se vado in palestra, se vieni anche tu, è tutto più facile. È proprio così, quando si è in coppia un pochino tutto diventa semplice. Questa sera quindi affronteremo questo problema sia da un punto di vista psicologico e sessuale, e avremo un ospite molto importante. State connessi, perché avremo il dottor Marco Rossi, che è un sessuologo, che proprio ci spiegherà come affrontare al meglio questo periodo in pandemia da un punto di vista sessuale, sia per le coppie stabili che per le coppie magari non diciamo che vivono insieme, e anche per i single, per le persone che magari vivono da sole e quindi devono affrontare magari la mancanza di quelle relazioni occasionali che invece normalmente avevano. Lo affronteremo da un punto di vista ginecologico con la professoressa Rossella Nappi, che arriverà un pelino in ritardo perché purtroppo ha trovato un problema di traffico sulla strada, c'è chiuso il ponte del Ticino e purtroppo poverina arriverà un attimino in ritardo, ma poi lo affronteremo, come vi dicevo, da un punto di vista sia nutrizionale che da un punto di vista proprio dell'allenamento. Un viaggio quindi in toto. Ovviamente potete intervenire, direi che questa sera a maggior ragione si tratta di un argomento che suscita le vostre curiosità. Potete telefonare come sempre allo 0381 09 25 25, oppure se ci state seguendo da Facebook, dai social, potete postare una domanda sotto la nostra diretta e io rivolgerò appunto le vostre curiosità ai nostri ospiti. Quindi, oltre al dottor Rossi, vi dicevo, al sessuologo, e alla professoressa Nappi, la ginecologa, che ci parlerà anche tra l'altro di fecondazione medicalmente assistita, quindi insomma di tematiche veramente importanti, vado a introdurvi gli altri ospiti. Abbiamo la dottoressa Elisabetta Spirolazzi, nutrizionista, buonasera, e poi abbiamo il dottor Andrea Frittoli, personal trainer. Buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo direi dalla alimentazione, che sicuramente è una nota anche importante e anche dolente, perché sappiamo come il business delle farine, dei lieviti sia andato bene, quindi sicuramente in tempo di Covid. Però torniamo alla coppia, quanto è importante seguire un'alimentazione di coppia? Allora, sono contenta che mi hai invitato stasera, perché è un argomento che mi interessa particolarmente, anche perché in studio vedo molte coppie e quindi ti posso raccontare un po' com'è andata, ecco. Diciamo che sicuramente è un punto vincente. Quando si fa in due diventa veramente una collaborazione di famiglia, diciamo. Quindi è tutto più semplice, non ci sono le tentazioni in casa, ecco. Diciamo che quello è il punto fondamentale, perché quando è uno solo dei due, in casa gira sempre qualcosa che
vi induce magari a cadere in tentazione. Invece quando si è insieme è molto più facile, perché comunque si fa la spesa insieme, si pensa insieme il menù, oppure magari lo si segue, ma non si introduce niente, diciamo, al di fuori della dieta. E poi nasce una specie di voglia di fare insieme, quindi è molto bello perché unisce la coppia. E quando magari uno ha un momento di debolezza, l'altro dà una mano. Quindi è molto bello, appunto, perché difficilmente si cede in due, quindi è molto più forte. Ho visto appunto in diverse occasioni che la riuscita della coppia, non dico che sia al 100%, ma quasi, perché comunque riescono a ottenere sicuramente dei grandi risultati. E un'altra cosa interessante è che ci sono delle differenze comunque tra uomo e donna, ecco, nella dieta, e soprattutto è importante essere consapevoli che l'uomo ha più facilità a dimagrire della donna. Quindi... Ah, questo già è, ecco, abbiamo già trovato un punto di partenza molto molto importante. Infatti è nervoso di molte donne. Esatto, infatti nascono dei piccoli bisticci a volte, perché l'uomo fa meno fatica, perde di più, mentre la donna si impegna, una faticaccia, magari vede un chilo in meno, l'uomo sei, quindi questo potrebbe poi creare dei malumori nella coppia. Un pelino, però in genere si risolvono, anche perché io già dalla partenza glielo dico subito: sappiate che l'uomo perde di più, quindi mettetevi il cuore in pace, e questo è quanto. Però ecco, la dieta come è fatta? Praticamente è lo stesso menù per entrambi, però chiaramente con calorie differenti, perché l'uomo, avendo una composizione corporea comunque completamente diversa da quella della donna, in genere non fa bisogno calorico molto più elevato. Poi bisogna considerare il lavoro, un po' tutte le componenti della vita, e dopodiché gli si danno le due diete. Per farti un'idea, la donna 1200 calorie, l'uomo magari 1800, quindi già questa differenza è notevole. E poi la donna dimagrisce di meno, l'uomo dimagrisce di più, quindi questo in genere era già delle... Non è proprio bellissimo, però diciamo che comunque rafforza lo stesso la coppia. Questo era qua. Poi vedremo quando invece è solamente uno dei due che deve fare, certo, la dieta, quello che deve essere magari l'atteggiamento, l'aiuto, perché la puntata di questa sera vuole essere anche quella, proprio di approfittare di questa situazione un po' particolare, anche per ritrovare la coppia e aiutarci, certo, a vicenda. Ecco. E una cosa che volevo dire anche sono le differenze tra i punti forti della donna e dell'uomo e i punti deboli, perché comunque anche questo è molto importante. Mentre la donna cede facilmente in tentazione perché magari per noia, piuttosto che anche per un bisogno psicologico, l'uomo è molto più forte. Quindi nelle diete diciamo che la differenza sostanziale è quella, che la donna spesso e volentieri cerca nel cibo una compensazione a un vuoto interiore, mentre l'uomo è una fame fisica. Quindi questo è, diciamo, il punto forte dell'uomo e il punto debole della donna. Però le donne, per esempio, cercano molto aiuto da parte magari di amiche, familiari, quindi si confidano che stanno facendo una dieta e quindi hanno anche una mano in più. Mentre l'uomo in genere non dice nulla e quindi spesso gli amici andiamo a bere la birra, queste cose qua, quindi non vengono aiutati. Diciamo che insieme riescono a compensare questi due elementi importanti. Per questo. E poi un'ultima cosa, diciamo che l'uomo anche ha meno competizione, ecco un'altra cosa, meno competizione con l'altro uomo, e quindi tende però un po' a abbandonare quindi la dieta più facilmente e fa fatica a cambiare i propri stili, mentre la donna fa dei paragoni con le altre un po' più che può essere positivo o negativo, nel senso che se va bene utilizza quel punto forte per darsi la carica e continuare nella dieta, se no al contrario si deprime e perde la forza. Quindi anche in questo caso essere in due e darsi coraggio nelle parti mancanti aiuta tantissimo, secondo me. Ok, allora nel frattempo è arrivata la professoressa Rossella Nappi, che è del Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita del San Matteo di Pavia. Io ringrazio tantissimo professoressa, si rilassi adesso. Sì, grazie. Ecco, qua adesso siamo in un salottino, io ho spiegato che erano motivi proprio di lavori sulla strada. Quindi, sì, è vero. Ecco, quindi adesso ci rilassiamo e parliamo di coppia, che insomma sono sempre dei belli, poi lei, voglio dire, è il suo pane quotidiano, ecco. Io direi, da un punto di vista proprio invece della coppia, un momento importante ovviamente è quello della procreazione, quando questa è ricercata, ed è anche un qualche cosa che può creare poi un po' di terremoto quando questo non avviene magari quando lo si vorrebbe. Hai ragione, la coppia di oggi è profondamente cambiata, perché ci si sceglie sulla base di principi differenti.
E quindi, come tutti sappiamo, è sotto gli occhi di tutto, l'Italia ha un po' la camicia nera nel fatto di pianificare la gravidanza un pochino più tardi rispetto ad altri paesi. Questo per tante ragioni. Se noi ci limitiamo a guardare alcuni aspetti che sono proprio nella vita di tutti i giorni del ginecologo, è proprio perché comunque la donna lavora, fa dei piani e dei progetti e mette la gravidanza intorno a un segmento di vita che è quello dei 30 anni. Però purtroppo qualche volta le cose non vengono subito come dovrebbero venire e dunque questo è anche un banco di prova della coppia. Innanzitutto è importante sapere che quando c'è una problematica di fertilità i due componenti reagiscono in una maniera completamente diversa. Certamente l'uomo è più positivo nelle cose e dice non ti preoccupare, vedrai, stai tranquilla, è perché sei stressata, è vero, è sotto gli occhi di tutti che oggi i nostri ritmi di vita, l'alimentazione è molto importante e probabilmente ne parleremo ancora di questo aspetto che è critico, ma anche l'eccesso di stress che viene dal lavoro ci pone anche più difficoltà, le coppie fanno sempre meno anche l'amore, questo lo dobbiamo dire. E quindi dobbiamo trovarci del tempo per noi quando vogliamo fare un bambino. Però quando smettiamo di fare l'amore, iniziamo a fare un bambino e questo non viene, la donna aspetta la mestruazione con molta ansia. Prima ti ascoltavo, è tipico delle donne, a parte avere le lacrime in tasca, poi tutte le volte che viene la mestruazione non c'è il test di gravidanza positiva, ma i giorni primi hanno una fame spaventosa e quindi poi naturalmente a dieta non ci stanno, ma è giusto perché è un aspetto biologico della tensione emotiva che la donna mette nelle cose. Quindi è chiaro che oggi sempre di più ci si rivolge a un centro, la donna parte per prima e lì ci comincia a essere un certo grado di scollamento qualche volta che bisogna subito comporre, perché altrimenti, come dicevi bene, il momento della ricerca di un bambino che non viene può essere anche un momento di crisi, di frattura, di problema, perché appunto si smette di fare l'amore, si inizia a fare un bambino, quindi anche la sessualità cambia un po' il suo significato. Anche perché, scusi professoressa, tante volte almeno si nota che questo è un desiderio prima di tutto femminile, tante volte. Per l'uomo è importante, ma probabilmente potrebbe anche soprassedere. Mentre la donna si carica forse ancora più di colpe, di responsabilità. Ecco. Esatto, è anche per questo che la donna si pone prima all'attenzione del medico, perché vuole sapere se c'è qualcosa in me che non va. E quindi si sottopone a mille a un esame, ma questo non è perché il partner non desidera anche lui un bambino, è semplicemente che la donna ha l'orologio biologico, perché il primo punto che dobbiamo chiarire ai nostri telespettatori è il fatto che comunque il segmento di vita in cui noi mettiamo oggi la gravidanza, che è 30, 32, 35, noi vediamo nella nostra clinica ostetrica a Pavia, diciamo quando troviamo una donna sotto i 35 anni siamo felici, no? Nei corsi di preparazione al parto e questo momento in realtà è un momento in cui già noi perdiamo un po' della nostra fertilità naturale, perché la natura ha messo il progetto più verso i 25-30 anni che dopo i 35 e quindi non c'è a volte una diagnosi, è semplicemente che c'è questo concetto nuovo che dobbiamo spiegare alle nostre ragazze, anche non solo alle signore che si apprestano a fare un bambino, che noi abbiamo la fertipausa. Cosa vuol dire? Che le mestruazioni ci sono ancora, quindi, però purtroppo non è che fino a che c'è mestruazione c'è speranza, ma la fertilità intesa come qualità delle uova, di queste uova che ogni mese uno nello scrigno magico dell'ovaio cresce per poter progettare un bambino, ebbene queste uova sono già piuttosto di cattiva qualità, quindi non tutti i mesi purtroppo che ovuliamo siamo fertili. Poi è chiaro che abbiamo delle patologie specifiche e se noi ritardiamo il progetto della maternità queste si manifestano, sia patologie riproduttive, pensa così frequente, ne avrete certamente parlato qualche volta, l'endometriosi, una malattia sociale, una malattia che è caratterizzata dal dolore, ma che è un distruttore di fertilità progressivo. Quindi se io, bambino, ai miei tempi, quando io ho iniziato a fare il ginecologo più di 25 anni fa, e mi trovavo che le donne con l'endometriosi a 25 anni facevano già un bambino,
Oggi invece dobbiamo aspettare, traghettarle, arrivare a quest'età più grande e a volte hanno già perso le loro chance perché si creano aderenze, quindi si distorcono le tube, le ovaie funzionano meno e così via. E poi malattie generiche, perché sempre di più sappiamo che anche la salute generale può sfavorire o favorire la fertilità, perché è chiaro che la natura blocca, no, la fertilità se la donna, poniamo, ha già una malattia della tiroide, ha già un dismetabolismo, ha già una malattia autoimmune che sono così frequenti nelle donne. Quindi noi ci troviamo in un momento in cui la donna è tutta sovraccaricata. Il maschio le sta al fianco perché noi lo vogliamo anche in questo momento così difficile, no? Dove negli ospedali occorre essere distanziati, il centro della procreazione del San Matteo si arriva sempre comunque mano nella mano, quindi questa è una cosa positiva, però l'uomo ha un esame, il suo liquido seminale, e lì può venire il problema, perché l'uomo va in crisi nera quando il suo liquido seminale non è perfetto. Sì, se il problema è il suo, esatto. E lì ti assicuro che, come diceva benissimo prima la collega, si reagisce in modo diverso di fronte a una dieta, si reagisce in modo diverso di fronte a tutti. Quindi la donna si fa sostenere, le amiche, parla, discute, ragiona, parla con il medico, cerca il supporto. L'uomo a volte si chiude un po' in se stesso, anche perché capisci bene che programmando 35-40 anni, certo che mandiamo dall'urologo, certo che mandiamo dall'andrologo, ma magari non c'è più il tempo di fare delle cure, mi opero un varicocele, mi curo una prostatite, si può fare, certo, si possono fare anche terapie ormonali nell'uomo per migliorare il liquido seminale, ma se quell'altra c'ha 37 anni, capisci che questo si sommano i due problemi. Difficile, perché non puoi perdere tutto questo tempo. E quindi l'uomo poi vede nel numero degli spermatozoi, motilità degli spermatozoi, forma degli spermatozoi, la sua mascolinità. E quindi questo porta molto fortemente, noi lo vediamo, anche problematiche della sfera intima, perché poi si va in crisi anche come uomo, perché comunque il mito del Bell'Antonio, no, esiste, ve lo ricordate che film magnifico con Mastroianni, perché l'identità sessuale virile coincide con il fatto di riprodursi, e questo è molto molto importante. Dunque il medico della riproduzione umana in un centro della fertilità certo che deve curare la parte medica, biologica, tecnica, ma deve porre molto attenzione, perché è verità che purtroppo tante coppie entrano davvero in crisi, qualche volta purtroppo irrimediabilmente, proprio nel momento invece più bello della loro vita, che erano quello di progettare di avere un bimbo insieme. Quindi diciamo che un punto importante da cui partire è sicuramente quello di non aspettare. Ecco, già la vita ci porta ad aspettare, nel senso che abbiamo detto magari ci si laurea, però non procrastiniamo dicendo poi, perché il poi potrebbe non esserci. Allora, questo hai ragione perfettamente, però l'età del primo figlio oggi è proprio frutto del nostro sistema sociale, ci sarebbe tanto da dire, anche una forma di libertà che è una conquista della donna nel mondo del lavoro. Quello che io credo non è tanto il non certo, se si può fare un bambino prima sarebbe bellissimo, anche perché chi ha avuto genitori giovani, io per esempio ho avuto questa fortuna, è qualcosa di meraviglioso, si cresce insieme, si condividono tante cose. Però la cosa che mi preme sottolineare è che è meglio prepararsi un po', diciamo. Noi dobbiamo anche imparare a proteggere la nostra fertilità, quindi veramente dovremmo, non dico insegnarlo a scuola, però dovremmo essere più consapevoli che ci sono tanti nostri comportamenti, primo fra tutti una sana alimentazione e uno stile di vita adeguato. Oggi stanno crescendo le cosiddette diete della fertilità. Che cosa sono? Non sono degli strumenti magici, sono dei modi per mantenere, per esempio, un equilibrio del metabolismo. Noi sappiamo che quando siamo troppo sottopeso, quindi abbiamo un indice di massa corporea sotto 20, o abbiamo un indice di massa corporea sopra 30, quindi siamo in sovrappeso franco, noi abbiamo, le nostri ovociti invecchiano prima, l'ovulazione viene meno bene. Allora, anche soltanto attraverso una dieta equilibrata, e oltre che controllare il peso, io posso controllare la fertilità.
alcune attività fisiche fanno meno bene che altre alla fertilità della donna. Non dimentichiamo poi malattia a trasmissione sessuale, facciamolo un check-up, non dobbiamo avere paura di andare a vedere che cosa c'è. E intanto siamo più consapevoli e possiamo mettere in atto strategie prima per proteggerci e per evitare, e questo vale per le donne, ma soprattutto per i maschietti. Quindi preventivo, assolutamente. Preventivo, certo. Abbiamo parlato quindi di nutrizione e importantissimo, Andrea, è lo sport anche. Lo sport che se fatto in coppia è da un lato più divertente, da un lato magari più stimolante, no? Assolutamente sì, anche perché di base andiamo a stimolare sempre della dopamina e delle endorfine. Il primo è un neurotrasmettitore, il secondo sono delle sostanze chimiche sviluppate dall'encefalo che hanno questo effetto eccitante e analgesico allo stesso punto. Quindi quella sensazione di euforia, benessere che si ha dopo l'allenamento, tanti mi dicono di no, diciamo più dopo la doccia forse, è proprio data da questa sostanza chimica che mi va anche a migliorare l'umore. Quindi se sono un po' stressato, non ho voglia, ho il mio compagno o compagna, mi alleno con lui, riesco a motivarmi, quindi già questo è un altro vantaggio. Un altro vantaggio sicuramente è proprio quello del fattore di coaching, quindi non so cosa voglio fare oggi, ok dai, proviamo a mettere giù questo piano di allenamento insieme, quindi ci si confronta, ci si allena. La cosa importante però è che non deve entrare quell'aspetto di, prestazionale, ok? Quindi non bisogna entrare in competizione. Non bisogna entrare troppo in competizione, perché sennò lì vado un po' a denigrare magari la mia compagna che non è al mio stesso livello e allora lì mi chiudo. Quindi questa cosa qua un po' la si perde. Quindi fondamentalmente il fatto del lavoro in coppia è ottimo perché appunto ha tanti tanti benefici. Sì, attività fisica che potrebbe essere anche banalmente andare a fare una bella, certo, passeggiata. Io sto pensando magari a una coppia anche non più giovanissima, esatto, che comunque, esatto, si trascina a vicenda, certo, a volte, certo, perché è proprio un modo del movimento. Esatto, è un modo per condividere anche un'esperienza che magari può essere nuova o già vissuta, ma un'esperienza sana. Anziché prendere, ad esempio, andare a fare dello shopping, ok, io mi butto sull'attività fisica, soprattutto anche in questo periodo di pandemia dove le palestre sono chiuse, magari tanti si annoiano tra le quattro mura domestiche, è un modo per prendersi un'ora, perché basta un'ora del proprio tempo, per spezzare la routine giornaliera e fare qualcosa che mi faccia stare bene a livello umorale e fisico anche. Prima la dottoressa Spirazzi diceva che a lei capita spesso di fare queste diete di coppia. A te è capitato di allenare coppie? Mi è capitato di allenare coppie, sì. Ed è anche divertente perché lì io ho visto tanto l'aspetto competitivo, però è quella competizione molto scherzosa. Chi è più competitivo, uomo o donna? La donna, la donna, sì, la donna ti mangia, la donna ti mangia. Però è divertente, cioè, e si vede anche se sei veramente una bella coppia, affiatata, cioè esce proprio il sentimento che c'è tra i due, quindi è molto bello. Tra l'altro poi vedremo anche dei filmati molto belli con degli allenamenti di coppia, perché la ciliegina sulla torta è che Andrea è sposato con una personal trainer. Esatto. Meglio di così. Bene, dai, su questo andiamo un attimino in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Siamo l'energia del tuo territorio. Siamo sempre al tuo fianco, a casa e al lavoro. Siamo vicini alle tue passioni, in ogni momento speciale della tua vita. Ti offriamo luce e gas con prezzi competitivi. Il tuo risparmio è reale. Visita il sito asmenergia.com oppure chiama il numero 0381 697211. Unisciti a noi. Scegli ASM Energia. Scegli l'energia del tuo territorio. TDM Ascensori. Vendita, montaggio, assistenza di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale e ausili per disabili. TDM Ascensori è a Vigevano. Telefono 0381 74 710.
Dal 1920 ci prendiamo cura dei tuoi occhi. Effettuiamo tutti i controlli della vista e ti seguiamo nell'acquisto e manutenzione di montature artigianali, lenti di ultima generazione, contattologia. Sempre tante promozioni e gentili omaggi. Ottica Baggini, il benessere degli occhi a Voghera. Traslochi Pellegrino Francesco, dal grande magazzino all'appartamento in centro storico. Ci occupiamo di tutto e disponiamo di un servizio di deposito in box. Non confonderci con omonimi. Traslochi Pellegrino Francesco. Siamo a Vigevano, via Mastronardi numero 3A e ad Alessandria, in via Oberdan 14. Non puoi venire da noi? Veniamo noi da te. Milano Pavia TV vi consiglia Ipiros, la migliore cucina greca arriva a casa tua. Tantissime proposte, tutte squisite. Entra nel menu di Ipiros a Pavia, scegli e ordina online. Oppure chiamaci e in men che non si dica, consegniamo a domicilio. Ipiros, Authentic Greek Food, Piazza della Vittoria, Pavia. La volete vedere la magia del Natale? Sì, certo, Natale tutto è possibile. Tutto può succedere. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri clienti. Tabaccheria Stefano Brognara, via Decembrio 21, Vigevano. L'Italia è in stato di incoscienza e per salvarla dobbiamo preferire i numeri agli slogan. Dobbiamo tornare responsabili e coscienti. Dobbiamo promuovere la capacità, il merito. Italia, stato di incoscienza, è un ritorno al passato per tornare a progettare il domani. Capire ciò che non funziona, indicare le possibili soluzioni e valorizzare i punti di forza è la cura per tornare liberi. Un confronto tra una classe dirigente passata che guardava al futuro e l'incapacità dei politicanti di oggi che si lasciano spingere dal vento. Italia, stato di incoscienza. Un libro di Matteo Grossi. Edito Rubettino. Nell'augurarvi buone feste, Terre d'Oltrepò e la Versa vi invitano a ripartire dalle nostre tradizioni. Il buon vino, la famiglia, la nostra terra. Terre d'Oltrepò di questi valori ha fatto una missione, e non solo a Natale. Vi aspettiamo tutti i giorni a Broni, a Casteggio, a Santa Maria della Versa o sul nostro shop online con le confezioni regalo e con tutte le nostre etichette per brindare, se non insieme, almeno guardando nella stessa direzione. Spendendo 50 euro, subito una bottiglia in omaggio e una cartolina per partecipare a un fantastico concorso a premi. Bentornati alle regole dello star bene. Questa sera stiamo parlando del benessere della coppia. Vi ricordo che se volete intervenire con le vostre domande potete farlo telefonando allo 0381 09 25 25. Benessere della coppia, che abbiamo visto è molto importante in tantissimi aspetti della nostra quotidianità e che va a impattare anche notevolmente sulla nostra salute fisica e psicologica. Di questo ne parliamo con l'ospite che vi avevo annunciato prima, che si è collegato adesso. Buonasera, il dottor Marco Rossi, che è sessuologo e psicoterapeuta. Buonasera, dottore. Buonasera, buonasera a voi e a tutti. Buonasera e benvenuto. Bene, allora, abbiamo già affrontato un po' il problema da un punto di vista ginecologico, sportivo e nutrizionale, però io direi di entrare un attimino di più in quella che è la nostra sfera sessuale, chiarendo magari un po' che cos'è il sessuologo e che cosa fa, perché io bisognerebbe un attimino capirlo, e poi entriamo un attimino più in dettaglio nella coppia. Ma il sessuologo in realtà è una figura mitica, nel senso che non esiste il sessuologo nell'ordinamento italiano, cioè non c'è una specialità medica in sessuologia, non esiste una specialità psicologica in sessuologia, ma esistono dei master che possono insegnare, post universitari, che possono insegnare a psicologi e a medici a diventare sessuologi. Ma la sessuologia è una disciplina estremamente sfaccettata, perché raccoglie dentro di sé sia delle peculiarità tipicamente mediche, quindi ginecologiche, andrologiche, urologiche, sia tutta la componente psicologica, psichiatrica e relazionale. Per cui è un ambito che racchiude, una disciplina che racchiude sia l'aspetto terapeutico e di appoggio e informativo rispetto a tutte le questioni specificamente sessuali e anche psicologiche, di relazione,
E anche per certi versi sociali rispetto ai costumi e ai comportamenti sociali, non per niente quanto cambia, no, la sessualità nel corso dei tempi e delle culture. Quindi è una disciplina molto complessa e molto sfaccettata e tra l'altro molto nuova, perché i primi studi che riguardano la sessuologia risalgono agli anni 70 con Master e Johnson, che erano una coppia che nella vita, anche non solo scientifica, che poi, guarda caso, si sono separati. Chi lo sa come mai? Ma ecco, non è il massimo, insomma, no. Ecco. No, ma forse per loro era meglio così, insomma, poi bisogna anche accettare, esatto, anche quello. Ma io mi ricordo la prima lezione di sessuologia del professor Rifelli a Bologna, un grandissimo sessuologo, uno dei primi in Italia, che ci aveva detto che la cosa più importante per un sessuologo non è far stare insieme una coppia, ma portarli eventualmente a una separazione sana, una buona separazione, perché non dobbiamo per forza obbligare la gente a stare insieme, dobbiamo fare in modo che la gente stia bene, il benessere di coppia, che delle volte è in coppia, delle volte è anche separata. Ecco, quindi io prima introducendo la puntata ho detto che insomma questo benessere di coppia è fondamentale proprio per la nostra quotidianità, è fondamentale per stare bene, perché comunque quando qualche cosa non funziona non si sta bene, non c'è niente da fare, ecco, nel nostro, e forse davvero questo periodo di pandemia in cui siamo stati un po' costretti anche a volte a vivere più vicino al nostro partner, lo ha messo in luce, perché questo ha messo in luce sia equilibri che disequilibri, insomma. Beh, questo è assolutamente vero. Pensate che all'inizio del primo lockdown c'è stata una grande discussione tra sessuologi, perché si diceva: ma probabilmente tra 9 mesi avremo un aumento di figli nati, ci sarà un aumento di gravidanze, tutto questo, le persone vicine, chiuse in casa, che non devono andare a lavorare, porterà a un miglioramento anche da un punto di vista della natività. Non è stato per nulla questo. Cioè, quello che noi abbiamo visto è che ci illudevamo che le persone e le coppie, specialmente quelle stabili, stando vicine, potessero migliorare e quindi avere un incremento del benessere della coppia, invece è stato drammatico. Le persone hanno iniziato ad avere meno rapporti sessuali, si sono incentivati gli aspetti negativi e di rottura all'interno delle coppie. Per cui, un po' come succede e succedeva prima anche durante le vacanze, cioè sì che le coppie, quelle belle, salde, forti, che stanno bene insieme, migliorano la propria vita di coppia magari in vacanza, invece quelle che non vanno bene, che hanno già dei problemi, peggiorano la propria vita. Questo è stato portato all'ennesima potenza dai lockdown numero 1 e lockdown adesso numero 2, che è ancora peggio per certi versi. A questo punto, professoressa Nappi, quindi anche lei ha riscontrato questo per quanto riguarda il boom delle nascite, che non c'è stato, comunque delle gravidanze, ecco. Lui ha perfettamente ragione, perché inizialmente eravamo tutti convinti che avremmo risolto i problemi e invece assolutamente non è stato così. C'è anche una componente, oltre che naturalmente legata allo stress di questo momento che stiamo vivendo, però molta gente ha anche avuto davvero paura a concepire un bambino, lo vediamo nonostante le nostre rassicurazioni, nonostante, sapete bene perché di questo si parla molto sui giornali e sui social, che non abbiamo dati che ci suggeriscano che questo virus possa avere dei risvolti realmente negativi per la maternità, per la salute della donna e del bambino. Però certamente, se noi pensiamo al significato anche un po' proiettivo nel futuro, no? di concepire un bambino, seppure è vero che in un momento di difficoltà dovremmo essere, no, anche più propositivi, perché è un modo per affermare la vita, la gioia, la parte solare, no? del nostro essere e nella vita, però certamente tutta questa oscurità dello stare dentro, tutti questi timori, tutta questa anche sofferenza, perché siamo in una malattia collettiva, ha fatto sì che questa componente del piacere, che Marco vi può descrivere molto bene, è venuta un pochino meno, no? Abbiamo surrogato facendo torte, mangiando, insomma, facendo cose differenti, ecco, perché poi in realtà io credo che sesso, cibo, sport siano tutte delle funzioni poi del corpo che in fondo stanno anche un po' insieme, no? Marco, sei d'accordo?
Attualmente quello che è aumentato da un punto di vista sessuale è l'accesso alla pornografia e quindi ai comportamenti masturbatori. Quindi vediamo, pensiamo proprio, allora chiaro ci sono anche le persone che non vivono una situazione di coppia, no? E che quindi non hanno, che sarebbe un discorso a parte, nel senso che non hanno la possibilità di incontrare persone e questo è sempre più difficile e chiaramente loro si sono avvicinati di più alla pornografia, ma anche all'interno delle coppie uomini e donne si sono avvicinati a una modalità diversa, quindi a una sessualità non di coppia, ma una sessualità velocemente e facilmente appagante che non implicava uno scambio, perché lo scambio implica una tranquillità che non c'è, perché lo stress ha portato ad aumenti di cortisolo ed effetti adrenergici, quindi ovviamente sull'erezione in modo particolare, che hanno inibito moltissimo i singoli e le coppie e quindi proprio una difficoltà. E poi, come diceva la dottoressa Nappi, anche da un punto di vista psicologico, proprio anche solo e banalmente la paura di andare in ospedale per i normali controlli. Cioè, c'è stato il terrore, no, di dover andare in ospedale perché non si doveva andare in pronto soccorso, bisognava stare lontano dai luoghi sanitari con il rischio del contagio. Ma come faccio ad avvicinarmi a un ospedale in un reparto dove sicuramente il Covid non arriva, no? O sono ben attenti a non farlo arrivare. Però chi me lo dice, no? Chi me lo garantisce, no? Visto che c'è questo clima di terrore, perché noi viviamo in un clima di terrore, perché la malattia esiste, ma è il terrore che è sbagliato. Allora, mettiamo però, torniamo un attimino un po' a bomba, sulla coppia stabile che è stata chiusa in casa e alla fine probabilmente ha rischiato anche di non sopportarsi più, però visto che la situazione qua si perpetua, andiamo avanti, come facciamo a mantenere vivo un po' l'interesse in una coppia che si vuole bene, quindi che non vuole avere esiti negativi, non vuole separarsi, ma bisognerà pur mantenerlo vivo, perché qua i mesi passano, cioè ecco, 2 o 3 mesi ci sta, ma poi alla lunga, insomma, diamo qualche consiglio pratico ai nostri telespettatori, ecco. Ci avviciniamo all'anno ormai, sempre di più e probabilmente lo supereremo anche. Ma allora, c'è anche tra l'altro, scusami, ma c'è una cosa in più, che è anche lo smart working. Nel senso che chiusi in casa nel primo lockdown, in questo secondo lockdown sempre di più lo smart working, che vuol dire stare chiusi in casa anche se si potrebbe uscire per andare a lavorare. Questa è la roba paradossale. Allora, come fare? Innanzitutto cercare di creare dei propri spazi in casa. Ora, chi ha le case con più stanze che riesce a fare questo, deve proprio fare in modo che la casa venga divisa equamente con spazi diversi. E specialmente quando si è in casa e quando si lavora, non disturbarsi reciprocamente, no, solamente perché l'altro o l'altra è nell'altra stanza a pochi centimetri di distanza. No, rispettare gli orari, rispettare gli spazi e poi dedicarsi alla coppia quando non si lavora, il che vuol dire incentivare degli aspetti relazionali che siano, che cosa? Prima di tutto divertenti, cioè cerchiamo di divertirci anche se siamo obbligati a stare in casa. E poi vi do un consiglio, un gioco che può essere un modo per diversificare una routine e una noia che diventa sempre più forte data dalla convivenza forzata. Ad esempio, pensare che si può fare sesso anche in altri luoghi che non siano il classico e canonico letto. Quello che io chiamo il tour di casa, no? Ogni angolo della casa può essere ben utilizzato per fare l'amore. Non so, mi viene in mente il tavolo della cucina, no? Con reminiscenze cinematografiche del Postino suona sempre 2 volte, dove la scena è abbastanza ambigua, però è una scena di un amplesso molto forte, molto passionale sul tavolo della cucina in mezzo alla farina e alla pasta o al pane che veniva cucinato in quel momento. Comunque, qualunque situazione, qualunque gioco, anche di ruolo magari, per uscire da una routine sessuale.
siccome abbiamo fatto per tanti altri aspetti, che abbiamo cercato di reinventarci un mondo in casa per sopravvivere, dobbiamo farlo anche per la sessualità, perché come ci organizziamo la palestra in casa, bisognerà organizzarci anche la nostra sessualità. Certo, anzi, si potrebbe anche pensare di fare nello stesso luogo dove abbiamo fatto la palestra in casa, facciamo l'amore nella palestrina, no? In quella pseudo palestrina che abbiamo creato, per dire. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Andrea, tu hai già sperimentato? Diciamo che, mi collegandomi, il fatto di allenarsi insieme, poi c'è anche il post-workout, quindi visto proprio in quest'ottica qua. Il quindi tutto sì. Comunque è per cercare di trovare sempre una nuova complicità, esatto. Complicità che può essere utilizzata anche dall'alimentazione, certo. Ecco, perché poi vabbè, qui ci sono tutti anche dei falsi miti, ecco Elisabetta, io adesso vorrei che ci aiutassi, certo. A poi torniamo sulla dieta di coppia, ma visto che siamo sì. In media stress, ma ci sono, ma anche sì, cucinare dai. Insieme potrebbe bello, essere bello sicuramente, ecco. Però la cosa che secondo me tutti si domandano sono i cibi afrodisiaci, vero? Mm-hmm. Io so che è il punto di domanda di tutti, se è vero o non è vero, ma allora diciamo che prove scientifiche non ce ne sono, chiaramente, però è stato dimostrato che alla fine il desiderio sessuale è legato sia a una parte fisiologica che a una parte ovviamente mentale, no? E quindi i cibi afrodisiaci sono legati a questa parte mentale. Se noi siamo convinti che quelli funzionano, funzionano davvero. E quindi io sono dell'idea che preparare magari una bella cenetta con l'ambiente giusto, con le nostre candele, la musica, qualche un po' di aromaterapia e poi qualcuno di questi famosi cibi afrodisiaci, perché no? Quindi una bella, una seratina particolare dedicata a quella. A queste cose. Oltretutto ci sono dei cibi afrodisiaci che io non conoscevo, sono andata a leggere un po', tipo magari poi voi invece li conoscete, lo zafferano. Lo zafferano io non sapevo che avesse queste proprietà, quindi un bel risottino alla milanese, visto che siamo in tema, potrebbe essere ideale. Ma fin dall'antichità dicono che appunto oltre a essere anche un sedativo, infatti io pensavo sedativo, però dall'altra parte si vede che ha queste proprietà e quindi si potrebbe utilizzare. Poi altre cose comuni, quindi ad esempio le ostriche, il caviale, lo champagne, questi sono i peperoncino. Ecco, sul peperoncino mi soffermerei perché forse è l'unico che può avere un fondamento scientifico, diciamo. Infatti aumenta la circolazione periferica anche a livello genitale, quindi questo funziona davvero. L'unica cosa, attenzione a chi ha problemi gastrointestinali, di non esagerare col peperoncino, perché sennò poi è un problema. Lo dico perché poi magari qualcuno lo utilizza tantissimo e non va bene. E per quanto riguarda altri cibi un po' particolari, c'è per esempio l'anice, che diceva che gli antichi romani masticavano i semi di anice perché appunto dava una forza sessuale maggiore. E altre curiosità, per esempio il fico, il classico asparago, quindi io abito a Ciavegna, città degli asparagi, quindi faremo un altro risotto con gli asparagi, giusto per rimanere in tema. Il primo po' di risotto. Esatto, visto che siamo in zona. E poi ecco, vabbè, invece stando sul discorso champagne, beh, sappiamo che l'alcol quindi disinibisce, quindi un bicchierino di alcol piccolino magari nella nostra cinetta ci può stare. Poi questo lo approfondiamo resto. Meglio, dopo lo non vediamo. Esagerare. Esatto, attenzione perché poi non cadiamo nell'errore. E quindi ecco, questi sono un po' i cibi. Ah, il cioccolato, dimenticavo, è fantastico il cioccolato e il cacao, che anche questo ha delle proprietà fantastiche, perché sappiamo che comunque stimola il piacere, quindi sicuramente può dare una mano nel nostro menù, quindi magari col dolcetto. Se lo giusto? Metti poi con il peperoncino. Perfetto. Direi ottimo abbinamento, vedi, abbiamo già trovato il menù. Esatto. Alla volevo fine lo diamo. L'opinione del sessuologo per questa, da un punto a tavola. Beh, allora io vorrei aggiungere, ma non voglio sostituirmi, ad esempio le noci, che sono molto buone per l'apparato cardiocircolatorio, quindi l'apparato cardiocircolatorio è fondamentale, no, per un buon benessere sessuale. E anche i ceci, gli antichi romani, lei ha parlato dell'anice, ma anche i ceci usavano, a parte le flatulenze, hanno una delle proprietà rinvigorenti sul sistema genitale femminile, maschile, scusate, non femminile, ma maschile. E poi mi è venuta in mente una cosa, quando prima ho detto della palestra,
Pensa che c'è stato anche chi ha inventato una sorta di Kama Sutra facendo ginnastica, il Kama Fitness, cioè delle posizioni del Kama Sutra, no, che con cui si possono fare degli esercizi con dei pesini, dei pesi o anche a corpo libero, abbinandolo anche al momento penetrativo. E quindi questo è un modo diverso di vedere un'edizione, diciamo, 2.0 del Kama Sutra, visto però in chiave fitness. Beh, io credo che questo potrebbe essere uno stimolo eccezionale per il nostro personal trainer, che prima mi diceva che sta facendo ormai tutto online. Io direi che potrebbe essere molto stimolante. Esatto, assolutamente, ecco, sì. Ecco, bisogna sentire. Io quello che volevo chiederti, Andrea, poi vediamo i video nel prossimo blocco, sì. Però volevo chiedere, tu sei un personal trainer, però dicevo sei anche sposato ad una personal trainer, e quindi c'è questa gestione del rapporto di coppia in un momento in cui non potete andare nelle palestre. Certo. Sulla base di quello che ci siamo detti, cioè il benessere fisico e psicologico della vostra coppia ne ha risentito? Una domanda un po' personale, ma magari può essere esemplificativo. Certo. Dicevamo dello smart working. Voi fate smart working a casa in questo momento come personal trainer? Assolutamente. Infatti noi, come diceva il dottore, ci siamo divisi i nostri spazi, le nostre palestre personali. Io me ne sto nella cameretta, lei se ne sta da regina nel salotto. Quindi lì ci facciamo le nostre lezioni. Poi sicuramente la nostra relazione, grazie a questo smart working, si è rafforzata, perché noi personal trainer, purtroppo per fortuna, siamo quelli che lavorano alla mattina presto, nella pausa pranzo e alla sera tardi, quindi siamo fuori veramente 10, 12, 14 ore al giorno, e quindi noi ci vivevamo la nostra intimità di famiglia, di coppia, alla sera, cenetta, bacino, buonanotte a nanna, perché poi alle 5:30-6 suona la sveglia un'altra volta. Quindi questa pandemia noi ci ha un po' rafforzati, abbiamo riscoperto la coppia, appunto condividendo l'allenamento insieme, il fatto di fare il pane, pasta, pizza, tutte quelle cose lì che ci sono state nella prima ondata, il fatto di trovarti comunque un momento per i tuoi interessi personali, magari leggerti un libro, guardarti un film, interessarti di altro, preparare viaggi che chissà quando si potranno rifare. Quindi assolutamente per noi questo è stato un toccasana, e la nostra qualità della vita è decisamente migliorata. Perché infatti, parlando di stress, io che sono uno schiavo dei mezzi, perdendo 3 ore al giorno, con sempre continui ritardi, treni cancellati, e quindi questo chiaramente ti va a portare o no l'appuntamento, non arriverò mai in tempo, scrivi al cliente, cortisolo a 1000, poi chiaramente essendo un trainer, lavorando anche su queste tematiche qua, impari a gestirtele con respirazione, training autogeno e quanto ce n'è intorno. Però sicuramente questo momento per noi è stato fondamentale. L'avete usato in maniera positiva? Assolutamente, diciamo. Sì, assolutamente sì. Da un punto di vista invece della procreazione, abbiamo detto prima che lo stress gioca un ruolo negativo per varie ragioni. Beh, innanzitutto, l'abbiamo detto, è un impatto negativo sulla sessualità. Lo stress sulla donna ha una grossa interferenza sulla funzione ovulatoria, perché la natura ha messo in atto questo sistema che, se l'organismo, in particolare questa scatola magica che si chiama ipotalamo e che integra una specie di centralina che integra messaggi dall'interno dell'organismo ma anche dall'esterno, quindi lo stress inteso come stile di vita ma anche come livelli glicemici piuttosto che qualunque altra cosa che mi altera l'equilibrio, quello che noi chiamiamo l'eustress in medicina. Quindi lo stress è una cosa positiva, ma se sta dentro un equilibrio. Se io vado fuori da quell'equilibrio, sale il cortisolo, ho un eccesso di sostanze a livello del sistema nervoso centrale che, tra l'altro, mi abbattono l'umore, mi rendono più ansioso, mi alterano il ritmo del sonno, e quindi quell'equilibrio magico che regola la funzione mestruale. La prima funzione che la natura taglia è l'ovulazione, perché dice: attenzione, questo corpo non può diventare madre in queste condizioni.
L'uomo viceversa, come diceva molto bene già Rossi, chiaramente lo stress ha un impatto fondamentale su questa prestazione sessuale dell'uomo. Anche la donna ha una sessualità che ha una parte prestazionale, però certamente la donna è più recettiva, la donna risponde, no? E questo anche nel fare un bambino, noi l'immaginiamo sempre, e questo è anche interessante perché quando si cerca di concepire un bimbo, la donna improvvisamente prende le iniziative, cose che non è così comune. Quindi qualche volta lo spiazza anche il maschio, perché il maschio è abituato lui a prendere l'iniziativa, no? E quindi il maschio, sai, sotto stress, soprattutto con questa contiguità, no? Come diceva bene Marco, sai, stare sempre insieme, non è bello ritrovarsi, no? È bello stare fuori anche per ritrovarsi, quindi poi c'è tutta una componente. E il maschio ne risente di più, secondo me, proprio perché insomma, il fenomeno dell'erezione è molto sensibile a tutte queste sostanze e quindi l'aspetto, diciamo, di riuscire a essere ben efficienti da un punto di vista della riproduzione non è certo aiutato dallo stress. Pensa che ci sono dei dati, prima tu ti rifacevi alla storia, ma c'è scritto anche nella Bibbia che l'uomo deve svuotare le sue vie seminali 2 volte alla settimana, no? Perché si dice? È una cosa igienica, certamente, ma anche perché noi sappiamo che l'erezione chiama l'erezione e la fertilità dipende anche dalla sessualità. Noi non ci pensiamo mai, ma il picchi del testosterone che si sincronizzano 2 volte a settimana e anche alcune attività sportive fanno molto bene alla fertilità, perché il testosterone stimola la spermatogenesi. È chiaro che se io anche lì esagero, mi sottopongo a degli allenamenti troppo duri o che non sono in quell'equilibrio che anch'io uomo devo perseguire in un mio ritmo, sai benissimo che ci sono coppie che si riproducono soltanto ad aprile. Tu dirai, ma perché? Ma perché ci sono dei ritmi che sono nella loro vita che evidentemente migliorano anche le loro prestazioni che sono insieme sessuali e riproduttive. E questo è molto bello, sa, perché vuol dire trovare come un accordo musicale che funziona, esatto, che è oliato, e anche conoscere le tempistiche di questo accordo, certo, è importante, perché vuol dire orientare la propria... Ma certo, io dico sempre, non so, ai miei pazienti commercialisti, dico, è chiaro che quando sei sotto la dichiarazione dei redditi, le cose, non puoi pretendere, hai capito, che questo povero uomo, no, perché le mie pazienti, ah, perché lui, io adesso, da quando voglio fare un bambino, lui, e io dico, ma sai, dipende dal momento, cioè bisogna anche imparare proprio, io credo, a conoscere se stessi e la propria vita. E io sono sempre felice di venire nelle trasmissioni quando ci sono i nutrizionisti, quando ci sono i preparatori sportivi, perché io ritengo che da questo, la base della nostra salute riproduttiva e sessuale sta davvero nel nostro stile di vita. E non dimentichiamoci che addirittura poi, se non ci alleniamo troppo, ci alleniamo il giusto, poi anche la funzione sessuale è potenziata, quindi c'è un equilibrio generale della persona. Allora, io direi che su questa affermazione che io sposo, voi sapete che seguite le regole dello star bene, sapete che noi siamo, la regola dello star bene è proprio quella di alimentarsi bene e fare movimento. Quindi su questo che vi ricordiamo in ogni puntata, andiamo un attimo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Giorgi, una famiglia che del vino ha fatto una vocazione e dell'eccellenza uno stile di vita. Dal cuore dell'Oltrepò Pavese ai migliori ristoranti e enoteche di tutto il mondo. Giorgi, tradizione, innovazione e qualità. Per queste caratteristiche Gerry Scotti ha scelto noi. Insieme abbiamo interpretato il suo sogno e realizzato la sua linea esclusiva di vini. Nella nostra elegante enoteca, immersa nel verde, si respira il Natale, quello fatto di genuinità, di valori antichi con cui realizziamo i nostri prodotti. Enoteca Solo Giorgi, vendita e consegna a domicilio. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 19.30. Amare la propria casa, vestirla con i tessuti più pregiati, dei colori in armonia con chi ci abita. Casa Ventura, da 70 anni seleziona i migliori brand per offrire ai propri clienti piumoni, coperte, lenzuola, copriletti, tendaggi, materassi, tappeti, cuscini ed una certezza, l'esclusività.
per toccare con mano e scegliere ogni dettaglio, anche su misura. Casa Ventura, biancheria per la casa, San Martino Siccomario, Pavia. Dal 1920 ci prendiamo cura dei tuoi occhi. Effettuiamo tutti i controlli della vista e ti seguiamo nell'acquisto e manutenzione di montature artigianali, lenti di ultima generazione, contattologia. Sempre tante promozioni e gentili omaggi. Ottica Baggini, il benessere degli occhi a Voghera. Oltre Po Pavese, 13.500 ettari di vigneti, millenari castelli, piccoli borghi, accoglienti terme e sapori unici. Un'oasi di benessere da cui nasce il 50% del vino lombardo. Uno scrigno di tesori incastonato tra Lombardia, Piemonte, Emilia e Liguria. Dalle colline del Pinot Nero nascono spumanti eleganti e un'intera carta dei vini di qualità DOC e DOCG. A Natale scegli di brindare oltre Po Pavese. Cerchi una badante o assistenza qualificata? Chiama Privata Assistenza. Per assistere la mamma, con i tempi che corrono, non sapevo veramente come fare e chi mettermi in casa. Per fortuna ho trovato Privata Assistenza, un'azienda seria che mi garantisce professionalità e sicurezza. Per la salute dei tuoi cari, non improvvisare. Affidati a professionisti qualificati dotati di tutti i dispositivi di protezione. Ora la mamma è al sicuro e siamo tutti più sereni. Privata Assistenza fa la differenza. Quando siamo entrati da Arredamenti Bonizzoni, ho capito di essere nel posto giusto. Arredi esclusivi, robusti, funzionali, ma anche eleganti e ricercati. Tutti made in Italy. Trovi chi prende le tue esigenze abitative e le trasforma in realtà. Proposte da toccare con mano e da ricreare su misura, scegliendo ogni dettaglio con l'aiuto di un esperto. E su misura è anche il pagamento, rateizzabile con finanziamento. Dalla progettazione all'installazione, un solo partner per un rapporto unico. Arredamenti Bonizzoni, Pieve del Cairo, Pavia, Circonvallazione Aldo Pecora 4. Con l'autunno arrivano le promozioni. Se acquisti una cucina componibile con 4 elettrodomestici, Bonizzoni te ne regala uno e lo scegli tu. Quaquarini, una famiglia che da 3 generazioni coltiva con cura i suoi vigneti e produce vini di alto livello e genuinità. L'azienda agricola certificata biologica Quaquarini Francesco ha ottenuto l'attestato di bandiera verde agricoltura. Per le feste, scegli la genuinità. Scegli una delle nostre confezioni con consegna a domicilio. Dall'8 dicembre, sabato, domenica e festivi, vi aspettiamo nel nostro punto vendita a Canneto Pavese, in frazione Beria. È Natale, è tempo di regali per tutti. I migliori prodotti del nostro territorio li trovi nella cesta Lomellina. A partire da 10 euro puoi scegliere la tua composizione fra oltre 40 tipicità gastronomiche. Prenota la tua cesta Lomellina presso tutti i soci Ecomuseo del Paesaggio Lomellino. Ferrari Lab è leader nella distribuzione di dispositivi di protezione individuale. Ti offre Call Me Balm, l'unico balsamo labbra igienizzante. Kit per il test rapido per il Covid-19. Acquista sul sito Ferrari Lab oppure presso i nostri punti vendita. Le regole dello star bene. Questa sera stiamo parlando del benessere di coppia e mi dicono che c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Salve. Chiamavo perché sto seguendo ovviamente la vostra trasmissione, molto interessante, e anzitutto volevo testimoniare, avendo avuto l'opportunità di fare qualche bella sessione di training con Andrea insieme a mia moglie, che è un'esperienza estremamente utile. Abbiamo fatto una serie di lezioni durante la prima ondata del lockdown, è stato molto 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 divertente, piacevole, ha veramente migliorato il nostro benessere in quei giorni difficili. Però chiamavo soprattutto, vista la bella discussione, per chiedere a ciascuno degli esperti un consiglio, uno per migliorare la qualità vita della coppia quotidianamente, a ciascuno per la propria specialità. Ecco. Va bene, allora rivolgiamo subito la domanda. Partiamo dal dottor Rossi. Allora,
un consiglio per quotidianamente migliorare proprio la qualità della coppia, chiede il nostro telespettatore. Allora, diamo un consiglio psicologico con un risvolto pratico. Allora, io dico sempre che bisogna avere dei rapporti sessuali improntati non alla ricerca del piacere, ma al divertimento. Quindi gioco e divertimento. E per riuscire a far questo e capire meglio come fare questo, una cosa che si può provare a fare è di avere rapporti sessuali senza penetrazione. Allora, imparare a divertirsi insieme senza pensare al momento della penetrazione. Allora, questo insegna molto ed è, può essere estremamente utile a migliorare il gioco di coppia. E quindi a creare anche una complicità, diciamo, anche in questo senso. È una complicità ed è un modo diverso di intendere la sessualità, perché noi viviamo sempre, no? La nostra cultura ha sempre visto la sessualità come un evento penetrativo. Allora, questo crea, è ovvio, cioè è chiaro che non possiamo pensare a un sesso escludendo quello, però questo crea, no, delle, può creare delle incomprensioni anche rispetto al gioco e alla ricerca del piacere. Un esercizio, e adesso ve lo propongo come un esperimento, in realtà può essere un esercizio anche all'interno di un percorso terapeutico, è quello proprio di vedere il rapporto sessuale che è privato di quello che viene ritenuto la componente fondamentale. E allora che cosa succederà? È bello cercare di scoprirlo insieme. Vabbè, allora adesso abbiamo il compitino per il fine settimana. Per le nostre coppie dovete farlo, ma è un test medico questo. Non quindi è difficile, diciamo che non è difficile. Non è difficile, direi che... Quanto facile possa esistere. Lei sa, dottore, quanti fan uomini ho in questo momento in più, saranno tutti felicissimi di questa cosa. Allora, invece adesso chiedo alla professoressa Nappi migliorare un consiglio quotidiano. Guarda, per me la cosa più importante è che gli uomini imparino a conoscere le lune delle loro compagne e quindi sapere un po' seguire, no? Sapere in che giorno del ciclo la donna è, secondo me è una cosa, beh, io questo lo dico da ginecologo, no? Nel senso che è un modo, perché così la sai prendere meglio, d'accordo? Perché noi qualche volta, noi donne in alcuni giorni siamo particolarmente difficili, mentre invece sapete bene, stiamo parlando anche un po' di sessualità, che è il momento in cui ci sentiamo fertili e anche quello in cui siamo più orientate verso il partner. Allora, tenere una specie di piccola app delle mestruazioni della propria compagna, io credo che per un maschio sia molto importante, in modo tale da non prendersi gli orlacci quando stiamo aspettando il ciclo, che abbiamo la sindrome premestruale, e da prendersi invece gli abbracci, i baci e tutte queste cose meravigliose oltre l'attività coitale che invece una donna può dare quando si sente in quel momento magico che è quello di grazia ormonale, che è quello della preovulazione. Ecco, quindi adesso siamo a fine anno, ci regalano tutti i calendari, un calendario, voi lo tenete, vi segnate, sapete che lì insomma potreste andare anche a botta sicura e questo può aiutare. Parliamo sempre poi, certo, di benessere, perché è ovvio che se poi tutto questo non funziona bene, sappiamo che è un disastro, ecco, la vita di coppia, ma anche la nostra salute, abbiamo detto, si ingenerano tutti i meccanismi. Training di coppia, allora il consiglio che posso darti io è inserire all'interno dei tuoi allenamenti, magari un po' più meccanicistici, dei lavori più organici, più veri, con consapevolezza, quindi essendo presente in quello che fai, sentendo bene come si muove il tuo corpo e divertendoti. Fondamentalmente anche qua c'è la parte quella un po' più ludica, un po' più del bambino che esce dal nostro adulto oramai. L'importante è farlo divertendosi. E poi, visto che già ti segue, fra un po' partirà il corso di Fit Kama Sutra di Andrea, esatto, Frittoli, esatto. E quindi seguire anche questo, che quello è fondamentale, esatto, quotidiano. Ecco. Invece da un punto di vista nutrizionale,
nutrizionale, che un po' l'abbiamo già detto prima. Però rimaniamo sul gioco a questo punto, giochiamo in cucina, facciamo gli impasti insieme, non so, magari prepariamo dei dolci, qualcosa, e secondo me il top sarebbe che magari il marito prepara una bella cenetta romantica, che visto che siamo sempre noi donne per lo più a cucinare, magari può essere una bella sorpresa, un modo anche per fare qualcosa di diverso, oppure magari ognuno prepara qualcosa, l'antipasto, il primo, il secondo, così, e quindi avere questa complicità in cucina che può essere molto carina, secondo me. Guarda, io penso che il benessere di coppia potrebbe essere facilmente raggiunto, basterebbe che il marito al mattino preparasse il caffè alla moglie. Inaspettatamente, io credo che anche quello potrebbe bastare. Sono d'accordo. Perché a volte manca questo tu gesto, che è una cosa, magari anche il vassoio, no, non esageriamo. Vabbè, allora io volevo tornare al dottor Rossi, perché prima la professoressa Nappi diceva di quanto è importante per la nostra fertilità anche avere rapporti sessuali abbastanza, con una certa frequenza, o al meglio con un certo ritmo, quindi anche da un punto di vista proprio psicologico, quanto è importante farlo e con quale scadenza almeno, insomma? Questa è la domanda delle domande, nel senso che ormai quante volte ci si è chiesto questa cosa. Allora, il punto, prima di tutto diciamo questa cosa, che è importante non tanto la frequenza come numero, quanto la regolarità della frequenza. Cioè, se iniziamo, adesso lasciamo perdere il momento passionale dell'innamoramento, dove lo si farebbe ogni secondo della vita, ma se poi nel momento in cui si è consolidata la coppia noi lo facciamo due volte la settimana, tre volte la settimana, cerchiamo di mantenere quella frequenza il più possibile. Gli studi dicono che la frequenza ideale è tra le due e le tre volte alla settimana. Ma quello che è importante è proprio che ci sia un accordo e che entrambi siano soddisfatti della frequenza. E laddove c'è una differenza molto macroscopica, cioè uno che lo vuole fare tutti i giorni e l'altro che lo vuole fare una volta al mese, bisogna trovare una via di mezzo. L'importante è che poi si cerchi quella regolarità, che sia la regolarità della soddisfazione. Perché non, ogni coppia poi la vive la cosa in una maniera diversa, quindi ci sono le coppie che lo fanno tutti i giorni e ci sono le coppie che lo fanno una volta alla settimana e sono ben soddisfatte. Vi do un limite, il limite è se lo fate meno di una volta ogni sei mesi, allora bisogna fare una riflessione. Bisogna cominciare un po' a preoccuparsi. A pensarci, perlomeno a pensarci. Ma è un po' come, visto che abbiamo qua il trainer, è un po' come l'attività fisica. L'attività fisica comunque deve avere una certa regolarità per avere i suoi benefici. Lo stesso dovrebbe essere con l'attività sessuale, o sbaglio? È una situazione analoga, nel senso che noi possiamo vedere il corpo come fisico che ha bisogno di uno stimolo costante, e possiamo vedere la sessualità nella sua componente psicofisica che ha bisogno di uno stimolo costante. Ma poi all'interno di quello stimolo, come non pensiamo a quello che fa attività sportiva, che va in palestra due volte alla settimana e poi per il resto della settimana la passa sdraiato a letto, che non andrebbe bene, no? Allora poi bisogna mantenere la coppia anche al di là dei momenti di rapporti sessuali, con un buon livello di gioco, di complicità e anche di gioco seduttivo costante. È quello che io chiamo la seduzione intraconiugale. Ah, ecco, è giusto, perché come diceva anche la professoressa Nappi, ognuno deve poi trovare il proprio ritmo, e questo è importante proprio per la nostra... E anche tenere un pochino alto il clima sessuale, che non significa avere il rapporto sessuale, ma significa dare un valore a qualcosa che allude a qualcos'altro, e questo è qualcosa che mi fa uscire di casa più felice, mi fa tornare a casa più gioioso di ritrovare il partner e la partner. Quindi avere sempre un clima che non è, cioè la sessualità non è, come diceva bene Rossi, no, nella camera da letto, in quel momento, in quel gesto coitale, ma la sessualità siamo noi come appunto viviamo, il modo in cui stiamo insieme, ci porgiamo un bicchiere a tavola, facciamo un gesto insieme di palestra piuttosto che una passeggiata. Quindi questo anche si vede, ecco, prima siamo partiti dalle coppie infertili,
tu ti accorgi che una coppia è infertile da come entra e ti si siede nello studio e capisci se sono in quel momento ancora insieme, convergenti su quel progetto, o hanno già avuto una frattura legata, per esempio, a un fallimento, perché tante coppie vengono in seconda battuta, hanno già fatto degli accertamenti, per esempio, hanno già fatto dei tentativi nei centri di procreazione assistita, che penso che Marco ci può confermare, sono l'espropriazione di una sessualità agita spontanea, perché in quel momento la sessualità si slega dalla riproduzione. Nel momento in cui tu fai una procedura improvetta, capisci che è una violenza molto forte all'istintualità sessuale, perché tu hai rapporti a comando per il dottore quando ti dice ma forse è meglio oggi, domani è, oppure non li hai perché tanto hai la provetta che sostituisce, no, questo atto creativo. Allora tu vedi proprio che nel tempo le coppie si hanno una postura diversa, si guardano in modo diverso e tu ti accorgi a che punto sono del loro percorso. E questo è fondamentale, perché quando tu vedi che divergono in qualche modo nella postura, nello sguardo, nel movimento, nel colpevolizzarsi, eccetera, eccetera, ti aspetti comunque che ci siano poi anche, credo, può confermarmi Marco, dei grandi disastri anche sulle altre dimensioni. Enormi, stavo dicendo enormi, cioè il momento in cui le coppie raggiungono l'aspetto meraviglioso della procreazione medicamente assistita, nel senso che io non voglio parlare male di un qualcosa di meraviglioso, cioè riuscire a dare soddisfazione al sogno di tante coppie, di tante persone, è una cosa fantastica. È chiaro che questo, ogni cosa ha un proprio prezzo. E il prezzo spesso di riuscire a concepire un figlio, aiutati da quello che è la scienza e l'innovazione medica, è però spesso pagata, no, sul piano della sessualità e dell'intesa di coppia. Per cui si arriva ad avere due meravigliosi genitori, magari, ma si perdono due amanti. Ecco perché, professoressa, bisogna arrivare preparati anche a questo. Cioè la coppia deve sapere il rischio che corre, tutto sommato. Certo, perché comunque nei pilastri dell'identità sicuramente l'eroticità da una parte e la genitorialità dall'altro giocano un ruolo. Quindi quando tu affronti una difficoltà riproduttiva, perché a me non piace chiamarla infertilità, è una difficoltà riproduttiva che oggi possiamo affrontare, molto spesso possiamo risolvere. Ma di fronte a questa difficoltà io devo capire che devo ristrutturarmi, è per questo che sarebbe auspicabile, io sono anche molto felice perché ultimamente il nostro Istituto Superiore di Sanità sta ponendo tanta attenzione, cioè dopo che ha risistematizzato bene la legge sulla procreazione medicalmente assistita e gli step biologici, sta finalmente ponendo attenzione sugli aspetti psicosessuali, psicosociali e relazionali, perché questi sono altrettanto importanti. Noi dovremmo avere sempre una consulenza psicosessuale all'interno del nostro sistema e questa è legittima proprio perché la sessualità e la riproduzione parlano di noi e noi parliamo della nostra sessualità e riproduzione, e nel momento in cui affrontiamo questa cosa con troppo tecnicismo disumanizziamo qualcosa che è profondamente umano, e questo dobbiamo rendercene conto, perché poi, ti ripeto, ci sono situazioni che portano a essere ottimi genitori, ad avere dei bei bambini, però poi a fare una fatica tremenda a ritrovare una sintonia. Ad essere poi meno felici, comunque, a non essere felici e soddisfatti, quindi è un'insoddisfazione che si autoalimenta. E invece noi dobbiamo mirare a prenderci cura, che è, non, sai benissimo, no? Non è curare, ma è prendersi cura. E prendersi cura significa evolvere, rinnovarsi, e dunque nella crisi dell'infertilità grande, sia che si arrivi alla soluzione. Qualche volta purtroppo le coppie non arrivano a quell'obiettivo, ma non si può uscire con le ossa rotte. Quindi noi dobbiamo essere al fianco della donna e dell'uomo
capendo che questa difficoltà riproduttiva investe tutte le aree della loro vita, e quella sessuale è la prima, senza ombra di dubbio. Ma ricordiamoci anche il ruolo sociale, come ti senti, la tua autostima nei confronti dei pari, dei tuoi pari, i tuoi compagni di scuola che si sono tutti riprodotti, il tuo capo che gli hai dovuto chiedere sempre il permesso per andare a fare i monitoraggi, l'altro per accompagnare la moglie. Cioè, c'è una dimensione del mondo dell'infertilità che veramente merita di essere approfondita su tutti i versanti, da appunto alimentazione e stile di vita, ma soprattutto psicosessualità. Abbiamo parlato più di una volta questa sera di esercizi, di ginnastica, di attività fisica in coppia. Noi abbiamo alcuni filmati proprio che Andrea Frittoli ha fatto con sua moglie, adesso vediamo se riusciamo a vederli, giusto per darvi un po' l'idea di quello che si può fare, ecco. Poi ovviamente alcuni sono semplici, ecco, abbiamo già, questo è un esercizio abbastanza complesso. Ecco Andrea. Sì, qua è, diciamo, è un po' il lavoro che in palestra tu fai con i bilancieri su bicipite femorale, potrebbe essere quello un esempio senza il lavoro di bilancieri, questo altro lavoro sulla gamba e sul core. Diciamo che ci siamo divertiti a fare questi video. Ecco, voi vi siete divertiti. Ci siamo divertiti decisamente molto. Infatti è anche un po' il fatto di metterti in gioco, è quello, spronarti, che diceva, motivarti, poi anche come dicevamo, esatto, diceva il dottore, dicevamo anche all'inizio. Ecco, io ricordo sempre che le nostre puntate rimangono poi su YouTube, per cui se c'è qualcuno già un po' atletico, ecco, tutto sommato, sì, e vuole provare, ma anche provare poi cadere, secondo me alla fine può essere, assolutamente, ecco, anche sì, questo può essere sicuramente già molto, questo, molto esatto, divertente. Anche è un esercizio questo, già un po' più di condizionamento corporeo, quindi qua andiamo a lavorare anche un po' sulla capacità cardiovascolare, se iniziamo a tenerlo anche per un minuto o due, questo. E quindi sì, una ecco, anche questo, che ci si siede sopra, che qua ovviamente dipende dalle, esatto, capacità, perché assolutamente sì, anche questo qua, lavoro sulla gamba che sto facendo io e lavoro sul core che sta facendo Daniela. Ecco, Andrea, mi confermi che sono tutti esercizi che si possono fare utilizzando il nostro corpo? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché io sono, diciamo, abbastanza mirato sul lavoro a corpo libero, visto anche un po' il mio background, che ero un ex ginnasta, quindi per me il corpo, sì, libero... Ex ginnastica, tu sei stato campione italiano di ginnastica, ma non una volta. No, qualcuno in più. Ecco, no, tanto. Esatto, e quindi per me il corpo libero è tutto, anche perché poi se tu impari veramente a essere presente durante i tuoi esercizi, quindi non avere distrazioni, sentire come si muove il corpo all'interno dello spazio, tu impari a gestire il tuo corpo. Anche il lavoro a piede nudo, non è perché sono un feticista, anche se rientriamo nell'ambito sessuologia e tutto, ma è proprio per questo discorso. Qua, volendo, possiamo anche riapportarci a quello che scrive Lowen in Bioenergetica, il grounding, quindi il fatto di essere radicato a terra. Lui dice una citazione che secondo me è bellissima. Un albero cresce forte con delle radici forti a terra, più rimango forte a terra più fortemente riesco a sollevarmi verso il cielo. Questa è la stessa cosa che possiamo fare noi, quindi più noi siamo radicati a terra, siamo presenti e non diamo spazio all'io, all'ego, che spesso nelle palestre viene fuori parecchio, carico, metto su pesi, urlo, tutti i ragazzi spesso lavorano solo sulla parte alta del corpo proprio per apparire. Ecco, no, io preferisco molto di più lavorare su un discorso di benessere, ok? Poi chiaramente arriva anche il risultato con la costanza. Questi ad esempio sono tutti lavori più organici, quelli che consigliavo prima al ragazzo della telefonata, che puoi fare tranquillamente. Lì noi stavamo usando un bastone della Villet, del Moccio, quindi... E sono anche tutti modi divertenti. E sono tutti modi per divertirsi, ecco, questi qua, ecco, esatto. Quindi esatto, tornando un attimino al dottor Rossi, anche queste attività appunto di ginnastica possono essere magari un preambolo a un rapporto.
vanno considerate sempre un preambolo, ma tutta la vita di coppia deve essere un preambolo. Cioè, ogni occasione dello stare insieme, al di là delle necessità di casa, quindi il fare la spesa, il gestire proprio fisicamente la casa, magari anche gestire i figli, ma tutto il resto deve essere un preambolo di una visione erotico-emotiva della coppia. Cioè, lo stare insieme, noi teniamo conto di una cosa: quando le coppie diventano consolidate, sono allontanate da Eros, dalle necessità. Noi abbiamo l'orario di lavoro, abbiamo, come dicevo prima, la necessità di stare dietro alla casa, abbiamo la spesa, le cose che si rompono in casa, i problemi della casa, i figli, con tutti i loro annessi e connessi. Sempre, che cosa succede? Che le coppie si dimenticano di essere due amanti, due persone che stanno insieme, per diventare un'ottima magari azienda, un'azienda familiare che funziona anche magari meravigliosamente bene, ma che spesso si dimentica di una singolarità, dell'essere singoli e insieme come amanti. Ora, noi dobbiamo dare sempre un peso e un valore a questo. È chiaro che è un lavoro, è chiaro che c'è sempre tanta roba, perché dobbiamo occuparci di quante cose. Allora, adesso stiamo inquadrando il personal trainer, diciamo anche, però dobbiamo anche fare l'attività fisica, poi dobbiamo anche mangiare bene, cucinare bene, eccetera. Quante cose, no? È vero che non basterebbero, secondo me, le 24 ore, ma dobbiamo pensare che la nostra vita deve essere scandita da un'organizzazione che dia il giusto ed equo peso a tutto quanto. Volevo chiederle un'altra cosa. Adesso, fino adesso abbiamo parlato di coppie stabili in periodo anche di Covid, eccetera, però c'è tutto quell'ambito molto anche ampio di coppie magari che vivono, che non convivono, magari vivono anche in città diverse, in regioni diverse, e poi vabbè c'è l'ambito dei single, che quello è un discorso ancora diverso, ma per quelle coppie che sono separate magari da tanto tempo, anche lì come riuscire a mantenere attivo un rapporto che rischia invece di essere incrinato? Allora, tanta pazienza, tanto sforzo e tanta inventiva. Nel senso che bisogna certo mantenere un contatto, quindi si abita distanti, non si ha possibilità di vedersi. Ora, usiamo la tecnologia, usiamo le videochiamate, cerchiamo di avere una regolarità anche nel contatto. Cerchiamo di spostare l'erotismo sui mezzi della tecnologia, il famoso sexting, che è stato tanto vituperato da noi sessuologi come un qualcosa che era negativo, perché ha dei risvolti negativi, intendiamoci. Per chi non lo conoscesse, sexting è lo scambio di messaggi o di immagini a carattere esplicitamente erotico tra due persone, che possono essere in coppia o anche due persone che sono due che giocano a sedursi. Qual è il rischio del sexting? È che poi le immagini o le frasi possono essere condivise sulla platea di internet e quindi venire a essere conosciute dall'intero mondo. Ora, è chiaro che questo è un rischio, ma all'interno di due persone che sono insieme, anche se distanti, che si possono fidare l'uno dell'altro, è un buon modo per surrogare la sessualità a un qualcosa che è permesso. E poi io dico tanta inventiva, perché io vi posso raccontare di quante hanno inventato certi miei pazienti gli escamotage per riuscire ad incontrarsi lo stesso, perché all'interno di ogni angolo dei vari DPCM, se vogliamo, possiamo con un po' di abilità trovare l'aspetto giusto che possiamo utilizzare. Qui lo dico e qui lo nego davanti a tutti, ma anche questo è giocare con la sessualità, perché io riesco a fare, mi invento qualcosa che riesce a far stupire l'altra persona e avrà un enorme valore, no? Anche seduttivo e di gioco. Sì. Diventa anche questo un gioco e quindi stimola ancora di più. Sì, anche perché poi diciamo una cosa, se poi, è chiaro, non dobbiamo sottovalutare il Covid e tutti i suoi aspetti, ma laddove ci possiamo legittimamente fidare di una persona con cui stiamo insieme rispetto ai suoi comportamenti e la sua gestione anche del rischio malattia, ecco che poi le cose possiamo farle con una certa tranquillità.
Certo. Io la ringrazio moltissimo, dottor Rossi. Speriamo magari più avanti di poterla avere anche qua in studio. Prima o poi ce la faremo a trovarci. Vediamo, anche qui. E io abito molto lontano adesso. Io ho origini pavese, ma io vi ho abbandonato da un po' di tempo. Quindi... Vabbè, ma troveremo il modo, in qualche modo lo troveremo. Comunque io la ringrazio moltissimo per la sua partecipazione di questa sera. Sicuramente gli spunti sono tanti, ha dato anche il compitino per il fine settimana. E quindi niente, buona serata, dottore. Grazie a voi, è stato un piacere, a presto. A presto. E noi adesso andiamo un attimino in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. La cantina Torrevilla presenta il Sacher Quartet. Torrevilla per sognare, Torrevilla per brindare, fantastica! Festeggiamo con Torrevilla, acquisti i nostri vini direttamente da casa o in tutta sicurezza nelle nostre botteghe, aperte tutti i giorni fino a Natale. Auguri di buone feste! Dal 1907 formiamo professionisti. Per la logistica, il tecnico logistico è una figura fondamentale in azienda. Per la manutenzione e l'assistenza tecnica di mezzi di trasporto e apparati. Per la moda, industria e artigianato made in Italy. Per il settore sanitario odontotecnico, per operatore elettrico e di riparazione veicoli. Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona ti invita al Virtual Open Day sabato 12 dicembre e lunedì 11 gennaio. Nell'augurarvi buone feste, Terre d'Oltrepò e La Versa vi invitano a ripartire dalle nostre tradizioni. Il buon vino, la famiglia, la nostra terra. Terre d'Oltrepò di questi valori ha fatto una missione, e non solo a Natale. Vi aspettiamo tutti i giorni a Broni, a Casteggio, a Santa Maria della Versa o sul nostro shop online con le confezioni regalo e con tutte le nostre etichette per brindare, se non insieme, almeno guardando nella stessa direzione. Spendendo 50 euro subito una bottiglia in omaggio e una cartolina per partecipare a un fantastico concorso a premi. Onorare la vita di tutti i giorni è un atto di gioia. Accompagnare qualcuno di caro nel suo ultimo viaggio è un momento di dolore. Il nostro compito è quello di aiutare chi affronta un lutto con sensibilità e comprensione. Onoranze funebri Fratelli Colombi, cerimonie funebri di tutti i tipi in tutto il territorio pavese. Affidarsi a Fratelli Colombi vuol dire affidarsi a dei professionisti in grado di darti un servizio completo e che potranno assolvere a tutte le vostre esigenze con grande delicatezza. Onoranze funebri Fratelli Colombi, dal 1946, trasparenza, serietà e discrezione. Benvenuti in Oltrepò Pavese, benvenuti in Valle Versa, la terra del vino. Benvenuti da Bagnasco, dalla cura dei propri vigneti, dalle antiche tradizioni vitivinicole, tanti vini preziosi, quali Bonarda, Pinot, Buttafuoco, Sangue di Giuda, Moscato, Croiset, frutti di una tradizione tramandata di padre in figlio, di generazione in generazione. Azienda Agricola Bagnasco, degustazione e punto vendita, strada provinciale Stradella Santa Maria della Versa, frazione L'Olio di Sotto 14, Castana, aperti al sabato e alla domenica. A Natale regala grandi vini, vieni a scegliere tra le nostre proposte in confezioni regalo. Polidiagnostica Iriense, il nuovo punto di riferimento a Voghera per diagnostica strumentale e visite specialistiche. Dotato di apparecchiature di ultimissima generazione, ci avvaliamo di professionisti di comprovata competenza ed esperienza per diagnosi veloci e precise. Eseguiamo esami diagnostici con e senza mezzo di contrasto. Nel nostro centro effettuiamo terapie riabilitative, terapia del dolore, ozonoterapia, infiltrazioni con le più moderne tecniche. Il paziente è accolto in un ambiente confortevole, beneficiando di attese ridotte e prestazioni celeri. Polidiagnostica Iriense, aperti dal lunedì al sabato. Info sul sito polidiagnosticaeriense.com.
La Cantina delle Merende e Casarini Vini ti aspettano. Nel tipico locale e nel nuovo salone potrai pranzare, cenare o fare una semplice merenda con salumi e formaggi. Eventi, cerimonie e serate a tema, il tutto accompagnato dai piatti tipici della cucina piacentina e oltrepadana. E se stai cercando degli ottimi vini, da Stefano Casarini troverai tutti i vini dell'Oltrepò, sfusi e imbottigliati, che potrai acquistare direttamente in cantina o farti consegnare al tuo domicilio. Siamo a Codeville, là sulla provinciale Bressana Salice. Casarini Vini, dove il gusto non trova confini. Per i vostri regali di Natale veniteci a trovare, vi sorprenderemo con speciali confezioni di vini e prodotti tipici. Bentornati alle regole dello star bene, stiamo proprio facendo un viaggio nel nostro benessere più profondo, no? Quello di coppia, ma abbiamo anche proprio parlato dell'importanza di conoscere il proprio corpo, i propri ritmi e di quelli della persona che ci sta accanto, che è anche un grosso segno di rispetto, di interesse, di attenzione. Insomma, oggi più che mai sappiamo quanto avere attenzione nel nostro prossimo, che è chi ci sta vicino, sia veramente importante e faccia stare bene. Importante è nutrirsi in maniera corretta, l'abbiamo detto, e un metodo un po' per disinibirsi, lo sappiamo tutti, ma anche la letteratura, il cinema, no? Ecco, si dice un bicchiere di vino e ti sciogli, in ogni senso, è sicuramente l'alcol. Alcol che però, mi diceva la nutrizionista, è un po' un'arma a doppio taglio. Assolutamente sì. Diciamo che, allora, prima parliamo della parte bella, mettiamo così. Quindi una piccola quantità di alcol può aiutare appunto ad aprirsi, avere quindi la serata un po' particolare, a cena, eccetera. E quindi perché no? Però ovviamente come in tutte le cose ci vuole un equilibrio e quindi anche l'alcol deve essere poco in quell'occasione speciale e va più che bene. Se però invece passiamo a degli eccessi, oltre a livello nutrizionale, che l'alcol comunque è molto calorico, tanto diciamo anche questo, che insomma 7 kcal per grammo ossidato, quindi è bello calorico. Ecco, per esempio un bicchiere di vino rosso, diamo un po', perché sì, se lei dice 7 calorie... allora facciamo un esempio, un calice, 70 calorie, quindi 70 calorie. Invece una bella birra media 200, giusto per dirvi un attimino due conti che tante volte uno non immagina, soprattutto gli uomini che mangiano, prendono 4 medie magari e già, insomma, poi tirando la riga in fondo, più la pizza, insomma, abbiamo fatto un bel una bella, sì. Sì. Quindi vabbè, un calice di vino 70 calorie, però queste calorie non sono come quelle alimentari, sono calorie, si definiscono vuote, perché non danno nulla a livello nutrizionale, quindi l'alcol a livello proprio nutrizionale non dà nulla. E in più ha due effetti. Allora, se in una piccola quantità appunto aiuta sicuramente la socializzazione, in grandi quantità invece va a deprimere il sistema nervoso centrale e quindi si ha esattamente l'opposto di quello che uno vorrebbe. Inoltre, ad esempio da donna vorrei far notare che sulla donna l'alcol dà degli effetti molto più negativi, perché ci sono determinate situazioni, tipo la donna in genere fisicamente è più piccola dell'uomo, in più ha una parte grassa più presente e quindi l'alcol si diffonde di più e l'alcolemia cresce. Inoltre è stato dimostrato che i nostri ormoni aumentano i problemi al fegato con l'assunzione di alcol e quindi è molto pericoloso. E soprattutto nella sindrome premestruale ed è anche il momento dove per magari depressione, problematiche, si beve di più e quindi c'è da stare molto attenti. Inoltre anche l'enzima che va a distruggere, diciamo, l'alcol che lo scompone nella donna è presente in quantità molto inferiore rispetto all'uomo, quindi le donne devono stare doppiamente attente a questa situazione. E poi altro problema secondo me molto importante sono gli adolescenti. Alcol e adolescenza è un binomio molto importante da vedere, perché in quella fascia di età si tende a mettere insieme sessualità e alcol come un binomio importante, perché il ragazzo magari si sente più prestante dopo aver bevuto, la ragazza è più sciolta e quindi spesso e volentieri viene unita questa componente all'altra e diventa quasi indiscindibile, perché il problema è che in questa fascia d'età il cervello plasma un po' questa situazione, quindi risulta praticamente la normalità.
e non va bene perché invece le due cose non devono coesistere. E quindi già dall'inizio bisognerebbe far capire a questi ragazzi, sia a scuola che ai genitori, che non deve essere un binomio presente, ma su due cose parallele, ecco, diciamo. Soprattutto anche perché comunque l'alcol va a rovinare tante componenti del nostro corpo, la parte del cervello, comunque, perché ci rallentano i riflessi, quindi anche poi la guida, attenzione, cioè veramente tante componenti, ma anche a livello cardiaco, del fegato, del pancreas, che più ne mette, insomma, molto spesso viene sottovalutato il discorso alcol da tutti i giovani, perché comunque pensano che bere non fa niente, ma in realtà è molto grave. Ecco, quindi insomma, praticamente assumendo l'alcol loro lo legano al fatto che in questo modo diventano più spavaldi, bravissimo, diciamo così, proprio così. Si disinibiscono, le ragazze lo fanno per fare un po' magari le occhette, per essere un po' così, poi dopo a volte ci sono anche dei casi di cronaca, finisce malissimo, esatto, la cosa tra le altre cose, perché un po' tutti sono troppo brilli, e quindi sì, ci vuole un'educazione, dici, un'educazione, dici tu. Anche perché a lungo andare quello che prima può essere una cosa favorevole al sesso, diciamo, poi non lo diventa più, perché per l'uomo può dare problemi di erezione e alla donna invece la pone in una situazione dove non ha il controllo, quindi non riesce a proteggersi a livello di malattia a trasmissione sessuale, alle gravidanze indesiderate, a comunque anche a violenze, perché magari non si rende conto della situazione in cui si trova, e quindi insomma da ponderare molto bene. Quindi da un punto di vista nutrizionale tenetene assolutamente conto, perché troppo, adesso andiamo verso le feste, oltre al discorso sì, della coppia, è importantissimo brindare, è importantissimo farlo, non in troppi, perché non si possono fare gruppi troppo esatto, numerosi in questo momento, ma un buon brindisi è importante, sì, però soprattutto se state seguendo una dieta ipocalorica forse teniamolo, allora, d'occhio. Una volta a settimana c'è la serata libera per tutti e quindi anche un bicchierino di vino, dai, glielo concediamo, soprattutto nelle feste, poi se no tutti i pazienti si arrabbiano, gli ho detto che a Natale possono mangiare liberi, senza esagerare, e anche un bicchierino di vino. Sei troppo brava. Sono troppo brava, vero? Però il discorso che facevi sull'autoprotezione è una cosa che dobbiamo insegnare alle nostre ragazze, sì, perché quando bere, vedi che hai detto benissimo, noi abbiamo un sistema che ci protegge, perché se noi beviamo troppo, in teoria tutte le fasi premestruali potrebbero essere dei momenti in cui abbiamo concepito. Quindi la natura è grande, ha messo un meccanismo di protezione dove la donna si ubriaca prima, perché in teoria così si ferma prima per non danneggiare il prodotto del concepimento. Quindi se vogliamo stare nel nostro tema anche che abbiamo affrontato stasera, una donna, è chiaro, un bicchiere di vino rosso, l'abbiamo detto, non è questo grande problema se io non ho problemi di calorie da tagliare. Però nel momento in cui io cerco una gravidanza, soprattutto nella fase premestruale, che concordo è quella in cui le donne purtroppo si abbattono di più e qualche volta si fanno un bicchierino di troppo, invece è il momento in cui non bisognerebbe bere, proprio perché in quella fase infatti poi ci si ubriaca, si perde il controllo, ci si trova in difficoltà. E oltre al discorso della protezione, del fatto di non usare il preservativo eccetera, ma ricordatevi che si torna a casa un po' brillette, si dimentica anche di prendere la pillola, soprattutto se siamo abituati a prenderle la sera. Voi non avete idea di quante pillole in più dimenticate ci sono rispetto a quello che la ragazza ti riferisce, ti dice ma no prof, massimo ne ho dimenticata una, invece ci sono studi che dimostrano che sono sicuramente almeno due o tre, e che questo accade sempre naturalmente il sabato sera e quando si è fatto è. Poi un'ultima cosa, vi ricordate che forse una volta anche nelle campagne nostre si diceva anche in gravidanza un bicchiere di vino fa sangue eccetera, noi ginecologi ostetrici siamo molto rigidi in questo momento sull'uso dell'alcol in gravidanza, assolutamente no, io dico sempre due dita così di prosecco al tuo compleanno, al tuo anniversario, berrai dopo, è un pochino come non mangi la carne cruda e non mangi il prosciutto crudo. Si è visto addirittura facendo queste nuove ecografie meravigliose che sono tridimensionali, quadridimensionali, che il consumo di alcol può modificare lo sviluppo dei connotati del nostro piccolo feto, il viso, la sua rifinitura finissima dei lineamenti. Quindi capite che così come modula il sistema nervoso centrale, modula anche la pelle che ha la stessa derivazione embrionale,
E quindi perché vogliamo cambiare i connotati al nostro bambino, capito? Anche banalmente facendo la birra due volte a settimana e la pizza una volta il bicchiere e qui e lì e là. L'alcol assolutamente in gravidanza no. Due cose volevo chiedere, professoressa. Allora, uno, il discorso che dicevamo poi anche prima in pausa. La dottoressa ha parlato di educazione, di questa educazione alla nutrizione, che fortunatamente insomma sta facendo dei passi in avanti, ma dicevamo ci vuole anche un'educazione alla sessualità, quello che diceva lei, che forse si fa un po' pochino qua da noi. Ecco. Allora, si fa troppo poco perché noi tendiamo a farla come il pisellino e la patatina. Noi dobbiamo farla in un modo, diciamo, secondo me, che segue lo sviluppo dell'individuo. Io credo che si possa parlare di sessualità anche ai bambini di 3 anni, di 6, di 11, cioè a ogni stagione nel modo giusto, come abbiamo studiato la preistoria, l'abbiamo studiata in terza elementare, l'abbiamo studiata in prima media, perché in ogni momento abbiamo inserito degli altri elementi. Ed è chiaramente ai bambini piccoli si insegna la differenza, il rispetto, la donna, l'uomo, i ruoli che non sono precostituiti, che può essere anche una terza cosa, forse. E questo è un qualcosa che aiuta la persona a crescere, capire che la sessualità è anche i nostri organi genitali, quindi che dobbiamo sempre seguire questo binomio fertilità, riproduzione, sessualità. Avere cura del proprio corpo, insegnare, adesso abbiamo questa grande arma della vaccinazione, per esempio, verso un'importante malattia a trasmissione sessuale che ci insegna anche i rapporti tra queste patologie. Noi siamo stati abituati all'AIDS, eccetera, e sembra che quello non esiste più, no? Invece purtroppo esiste ancora, sappiamo bene, più tra gli eterosessuali che nelle categorie che noi ritenevamo una volta rischio, che erano ovviamente purtroppo le persone tossicodipendenti o le persone omosessuali. Però oggi ci sono tante malattie da cui noi ci possiamo proteggere e che dobbiamo conoscere, e non deve essere l'ora della stupidaggine, deve essere l'ora come studiare l'educazione civica e come studiare educazione alla salute. Dovrebbe essere al pari dell'educazione civica, che credo fortunatamente sia stata reintrodotta. Io non sono grande esperta di scuola, però sono dimensioni del nostro essere cittadini. Vedete adesso in questa epidemia Covid come abbiamo dovuto tirar fuori il nostro senso di responsabilità, perché siamo tutti protagonisti della nostra salute e di quella degli altri. Quindi questo è molto importante. E dunque, per dire, oggi vaccinare un ragazzino di 12 anni per una madre verso il virus del papilloma significa non solo proteggere il figlio, ma proteggere le ragazze che lui incontrerà nella sua vita. Quindi non è il fatto che quella è una malattia prevalentemente delle donne, non deve escludere i maschi. Allora vedete, la coppia sempre come deve andare mano nella mano, e come la madre deve anche, e il padre, far crescere il figlio con questo rispetto per la donna, per se stesso, la propria salute, e per quello della sua compagna o delle sue compagne. Io trovo che c'è da lavorare a livello proprio nostro anche, è chiaro, non siamo noi medici possiamo metterci a servizio, ma ovviamente ci devono aiutare le istituzioni e la politica, la società, però questo è un elemento fondante del futuro, e questo Covid ci deve insegnare qualche cosa. Sì, anche perché il benessere della coppia, mentre lei parlava mi veniva in mente proprio la puntata scorsa, abbiamo proprio visto insieme al geriatra come addirittura si siano trovati anche delle escamotage per far abbracciare le coppie, magari quando uno è ancora in quarantena e l'altro non è, quindi certo, con la plastica, con le mascherine. Abbiamo visto tutte le foto di come sia importante questa relazione, soprattutto nelle persone magari avanti negli anni, ecco. E quindi è fondamentale tutto questo, e non può essere un momento, cioè dobbiamo ricordarcene, e la coppia va curata. È giusto che ricordiamo tutti, carissima, che l'abbraccio è il modo in cui noi esploriamo il corpo. Nell'abbraccio c'è un rilascio di una sostanza fondamentale che si chiama ossitocina. È una sostanza magnifica perché è un piccolo neuropeptide prodotto da una zona del nostro ipotalamo, in quel nostro cervello, che viene rilasciata durante l'attività sessuale, nel momento del parto e nell'allattamento. E ogni qualvolta noi tocchiamo il corpo di qualcuno
a cui vogliamo bene, noi lo aiutiamo ad entrare in contatto con questo mondo chimico che è quello che crea le relazioni, che crea l'affettività e che crea il legame. E quindi se fin da piccoli, no, come ci insegnano il massaggio del neonato, essere abbracciati dalla mamma al momento del parto, essere vicini al corpo della mamma, perché? Perché il nostro mondo lo esploriamo con la pelle e nell'abbraccio si creano veramente le relazioni. Quindi è chiaro che ci sentiamo così tristi, così soli, se non possiamo abbracciare i nostri cari, perché lì passa veramente il substrato chimico in fondo dell'amore e dello stare insieme, della socialità dell'uomo. Contatto che negli esercizi di coppia abbiamo visto è fondamentale, adesso poi ne manderemo degli altri, ma ci sono anche proprio degli abbracci, no? Per usare l'altro come un peso, assolutamente, giusto? Assolutamente sì, esatto. Sono proprio quel tipo di esercizi organici a cui accennavo poco fa, dove appunto, poi lo vedremo nell'esercizio, lo anticipo, io faccio da albero, diciamo, e la partner deve cercare di arrampicarsi e girare intorno. Questo, ad esempio, è un altro di quegli esercizi sempre un po' più organici, quindi che esce dal meccanicismo. Lo scopo è quello di cercare di buttarsi giù, far perdere l'equilibrio, ma attivando sempre il core. Questo quindi qua, comunque c'è sempre un contatto. C'è sempre un contatto, tocca. Assolutamente, ci si tocca, si sentono le sensazioni. Eccolo qua, quello che accennavo, lo chiamo koala climb. Questo è divertente, decisamente. Qua la challenge è proprio quella di cercare di fare il giro intorno al corpo senza mettere giù i piedi. E qui lavorano tutti e qui due? Qui lavora assolutamente tutto il corpo, partendo appunto dalla gamba che deve essere forte, quindi per tornare al discorso di prima, lavora il core, lavora le spalle e soprattutto lei sta facendo lì uno sforzo micidiale, però il bacino finale è la giusta conclusione. Questo può diventare un esercizio anche cardiovascolare, perché appunto è sempre un discorso di movimenti del core, obliqui, muscolatura della gamba, che io reputo fondamentale piuttosto che dalla parte alta, proprio per riallacciarmi. Io volevo farti invece un'altra domanda, al di là di questo, abbiamo detto dell'importanza anche di uscire, di fare una passeggiata, mettiamo di sì, coppia. Quanto deve durare però, mettiamo, in una persona magari non più giovanissima, che però non abbia problemi fisici, diciamo, certo, la norma, una passeggiata per essere allenante, ecco, perché questo allora, è importante. Sì, certo, allora sicuramente una passeggiata per essere allenante dovrebbe già essere a un passo abbastanza veloce, ok? Quindi magari anche solo un 30 minuti, 45 minuti, tu ti porti a casa il risultato. Poi la cosa bella è quella proprio di fare dell'attività motoria all'aria aperta, quindi ritornare a contatto con la natura. Questo è un po' uno scambio chimico che mi invoglia a fare dell'attività, mi invoglia ad uscire, fare la passeggiata, guardare il paesaggio, essere parte di un qualcosa più grande di me. Quindi sicuramente 30 minuti, 45 sono eccezionali. E in due magari ci si invoglia di più. E in due ci si impegna di più, se più motivati, magari dici no, arriviamo fino là, aumentiamo un po', facciamo un chilometro in più, no dai. Quindi c'è sempre questa complicità, questo modo di spronarsi e motivarsi. Ecco, questo è sicuramente importante. Volevo ancora, professoressa, una piccola domanda invece. Noi abbiamo parlato ovviamente di procreazione, quindi di una sessualità che viene fatta in età fertile, abbiamo passato, però c'è tutta la sessualità che riguarda una fascia adesso lunghissima della nostra, una volta no, ma adesso insomma, diciamo dopo i 50, quando questo non c'è, bisogna mantenerla viva anche lì. Certo, come facciamo? Certo, questo può essere talvolta un problema perché i nostri ormoni nutrono la risposta sessuale, dunque la donna affronta il momento della menopausa che al di là di tutti gli aspetti psicologici eccetera eccetera, però indubbiamente c'è una componente biologica che viene meno, quindi i nostri estrogeni, i nostri androgeni si modificano, la donna sente meno il desiderio sessuale e soprattutto ha una risposta genitale più lenta, quindi che può portarla al dolore e alla difficoltà di provare piacere. Viceversa, in una coppia come quella di oggi, che è molto longeva, perché come dicevi, insomma, si sta insieme per tanti anni, e
si è spesso coetanei, perché se pensi il passato, io mi ricordo, insomma, nonna e nonno avevano 10-12 anni di differenza. E questo, sai, aiutava, perché la donna di 50-55 anni con un uomo un po' più avanti magari riusciva, diciamo, a incastrarsi meglio, ecco, da un punto di vista del declino, no? Che, mentre invece adesso la coppia che è spesso coetanea è diventata un po' asimmetrica, perché un uomo di 50 anni è ancora un uomo, se è sano, nel pieno del vigore delle sue funzioni. Quindi è chiaro che noi dobbiamo aiutare la donna innanzitutto, laddove è possibile, con strategie da piccole a grandi a seconda delle necessità, a cercare di tenere sicuramente l'organo genitale in salute, e abbiamo una serie di terapie che la paziente può fare a livello vaginale e che la possano portare a preservare un po' la sessualità genitale. Poi l'aspetto della libido è il più difficile di tutti, perché non è facile sostituire gli ormoni maschili in una donna, ma ci sono fior di studi che dimostrano che l'attività fisica, soprattutto alcune più di altre, possono portare a un miglioramento dell'attività sessuale, sia non solo per il discorso cardiovascolare e muscolare, ma proprio per un discorso nervoso, quindi che si attivano dei circuiti positivi. E poi bisogna ristrutturare la coppia, quindi avere anche un dialogo nuovo, quella sessualità non genitale cui faceva riferimento il dottor Rossi prima, imparare un nuovo modo di stare assieme. È indubbio che spesso i mariti mi dicono: mettimela a posto, me la metta a posto, prof, faccia qualcosa, perché... E io dico: ma sai, ci devi anche tu, devi essere romantico, anche tu devi continuare a corteggiarla, anche tu devi farle delle sorprese, perché la libido nella donna è anche molto legata all'intimità, è anche molto relazionale. Quindi una donna che magari non ha più quello stimolo, diciamo, innato, però se il suo partner la avvicina in un certo modo, le dice alcune cose, la riporta a ricordare certi momenti, una donna può funzionare molto bene anche in menopausa. Il nostro compito di ginecologi è di tenere i tessuti responsivi, meno fragili, però sulla mente si può lavorare in tanti tanti modi, e il nostro primo stimolo è il partner, quindi non possiamo aspettare di fare come facevamo prima, dobbiamo cambiare, dobbiamo farlo insieme. Io lo vedo, io ho delle coppie, guarda, l'altra sera è venuto un signore 80 anni, un uomo affascinantissimo, e mi ha detto: guardi che mia moglie ne ha 74, io sono venuto da lei perché io la voglio ancora mia. Guarda, io, sai, alla fine di una giornata con tutte queste difficoltà, però questo è il principio della sua vitalità, ma anche di lei, perché lei ancora aveva i suoi rapporti. Certo, aveva un pochino male a 74 anni, ma lui dispiaceva. Ma era talmente importante per loro essere insieme, ancora avere un contatto, che dopo 22 anni è andata dal ginecologo, perché molte donne purtroppo chiudono la porta, non hanno più le mestruazioni, il ginecologo non serve più. No, nella menopausa serve, perché la possiamo aiutare a migliorare, ma lei era stata bene fino più o meno a 74 anni, quindi questo ti dice che se tu ti alleni da questo punto di vista, è un uomo che ti stimola e ti desidera e mette la sessualità al centro della sua vita, intesa come modo di stare 56 anni insieme, quindi una cosa che veramente mi ha riconciliato nella giornata dell'altro giorno, ero stanca, invece vedere la vitalità di queste due persone mi ha dato gioia, quindi ben venga, perché no? E anche la voglia di chiedere aiuto, perché certo, qualche cosa non sta funzionando benissimo, allora io, però per me è importante chiedere aiuto, perché a volte ci si vergogna anche a chiedere certo, aiuto. Ma guarda, invece è importantissimo. Io l'ho sgridato, ho detto: ma lei esce con il Covid, lei ha 80 anni, e fa: la sua segretaria ha detto che se era un problema di coppia anch'io ero paziente. È grandissimo. È stato bellissimo, era l'ultimo, però diciamo,
capisci, mi ha dato veramente un'emozione in questo momento così difficile per ed è un insegnamento, credo, per tutti noi, con cui possiamo chiudere questa puntata, in cui veramente gli stimoli sarebbero ancora tanti, perché come vi dicevo all'inizio si tratta di una tematica che forse a volte non si affronta direttamente, un po' per tabù, un po' per educazione, un po' perché si danno scontate troppe cose, e invece su cui, parlandone, lavorandone, facendo anche un po' di ironia, divertendoci, abbiamo detto la dimensione del gioco come sia fondamentale, può aiutare a risolvere problemi importanti, come abbiamo detto, quelli per esempio della procreazione, ma anche quelli dell'alimentazione, dello stare in forma, perché abbiamo detto stare in forma è importantissimo per essere in salute, per fronteggiare anche epidemie come queste, così pure il movimento. Quindi io ringrazio tantissimo gli ospiti di questa sera, che come sempre ci hanno offerto tanti spunti di riflessione, che hanno dedicato a voi una serata per affrontare e andare sempre in più in profondità in queste nostre regole dello star bene, che vedete sono tante, ma non sono poi così difficili da seguire. Noi ci vediamo la prossima settimana, l'ultima puntata prima poi dell'interruzione natalizia, in cui parleremo, sarà una puntata proprio in cui dovete prendere carta e penna, quindi preparatelo, perché parleremo proprio del linguaggio della medicina, cioè cercheremo di leggere insieme gli esami del sangue, di capire che cos'è un TAC, che cos'è una risonanza, che cos'è un'ecografia, quali sono le differenze, che cosa servono, quali sono le ricette rosse, le ricette bianche del farmacista, cioè cerchiamo di fare una chiarezza, perché secondo noi in realtà molto spesso ci capiamo poco negli esami, in quello che ci viene detto, e allora poi che cosa facciamo? Andiamo a digitare su Google e capiamo ancora meno. Allora noi avremo qua dei medici, degli specialisti, dei farmacisti, poi andremo a vedere anche proprio in concreto come funzionano tutti questi esami diagnostici, e così speriamo, come sempre, di portarvi chiarezza, informazione, perché l'abbiamo detto tante volte questa sera, se noi conosciamo, se noi sappiamo, possiamo vivere meglio, possiamo stare meglio, e allora se è facile, se ci basta sederci sul divano e guardare la TV, perché non farlo? Allora noi ci vediamo venerdì prossimo, come sempre alle 21:10. Se volete rivedere questa puntata o consigliarla a qualcuno, potete farlo domani sabato alle ore 14, domenica mattina alle ore 10, e poi come sempre tutte le puntate le trovate sul sito di Milano Pavia TV e su YouTube. Io vi saluto, buonanotte, e mi raccomando, fate compitino. Ciao!